Zona Sport, a cura di Roberto Dalla Bella. A tutti gli ascoltatori di Radio Laghi, un saluto da Roberto Dalla Bella e benvenuti ad una nuova puntata di Zona Sport. La Fondazione Centri Giovanili Don Mazzi ha organizzato nella sede nazionale di Cavriana un'interessante serata all'insegna dello sport. Ospite dell'evento era Stefano Baldini, ex atleta di grande livello, medaglia d'oro nella maratona alle Olimpiadi di Atene 2004 e ora responsabile del settore giovanile della FIDAL, la Federazione Italiana di Atletica Leggera. Questa è l'intervista che ha rilasciato nell'occasione a Zona Sport. Stefano Baldini, vieni premiato dalla Fondazione Centri Giovanili Don Mazzi con il premio sportivo 2013, un riconoscimento già andato a Cesare Prandelli, Francesca Porcellato, Barbolini e Paola Pezzo. Quali sono le tue sensazioni su questo evento? Direi che sono in buona compagnia, persone che hanno reso nobile questo premio e che nello sport hanno lasciato un segno, e quindi per me è motivo di soddisfazione ricevere questo riconoscimento, segnale che anch'io ho lasciato un piccolo segno nello sport e spero anche di lasciarne degli altri, perché ho finito con le gare e adesso mi occupo del settore giovanile della nazionale e quindi di educare, di portare dei ragazzi ad esprimersi al meglio grazie allo sport e ai suoi valori. Il concetto chiave della Fondazione Centri Giovanili Don Mazzi è la prevenzione. Cosa può fare lo sport in questo senso? Lo sport è una palestra fondamentale di vita, di quotidiano, che ti insegna a vincere, a perdere, il rispetto delle regole, il rispetto di te stesso prima ancora che degli altri, a gareggiare anche e a superare le difficoltà, e questo un domani nella vita di tutti i giorni sicuramente ti dà una marcia in più. Sei diventato direttore tecnico del settore giovanile della Federazione di Atletica Leggera. Come federazione avete in mente progetti in futuro per avvicinare i giovani ad uno sport sano, e se sì, quali? Beh, intanto cerchiamo di metterli insieme, che è praticamente lo scopo sociale nostro ancor prima di ottenere dei risultati, dei tempi, delle misure o di partecipare a un campionato mondiale o un campionato europeo. E i ragazzi, quando sono insieme, imparano e socializzano e si confrontano e hanno così voglia di stare insieme. Questa è la cosa più bella, insomma, il vederli insieme, il vederli crescere, il renderli delle persone, per quello che possiamo, migliori. Fondamentale è anche creare una rete di soggetti che collaborino tra loro appunto per questo obiettivo, come ad esempio la scuola, le istituzioni, gli enti sul territorio. Secondo te questo come può avvenire? Beh, con il lavoro di tutti. Adesso con la scuola siamo un po' in difficoltà, nel senso che lo sport è diventato un po' meno prioritario rispetto al passato, e facciamo sempre tanti bei discorsi che riguardano il fatto che praticando sport risparmiamo sul sociale e sul sanitario di domani, però poi non riusciamo a fare delle azioni concrete per poter far sì che tutti gli studenti delle scuole abbiano la possibilità di praticare sport a scuola, anche se per le 2 ore settimanali. Il CONI e le federazioni stanno investendo parecchio, però bisogna anche che la scuola in primis si renda conto del fatto che i ragazzi dal punto di vista motorio stanno facendo dei passi indietro invece che dei passi in avanti, e le famiglie non riescono a far sì che tutti abbiano la possibilità di praticare sport. Stefano, ne approfitto per farti qualche domanda sull'atletica leggera italiana. Al momento lo scandalo doping che ha coinvolto Alex Schwarzer è ancora fresco. È il doping l'insidia maggiore per un giovane che entra nel mondo dello sport? È una delle insidie sicuramente, così come la specializzazione precoce, così come il voler arrivare ad un risultato a tutti i costi senza accettare e accettarsi per quello che si è e accettare i limiti che un ragazzo ha. Qui gli educatori, i dirigenti delle società, i tecnici devono fare la loro parte, nel senso che devono insegnare ai ragazzi che l'importante è dare il meglio di te stesso per quello che è e non ricercare un risultato a tutti i costi. E la botta di Alex Schwarzer è ancora fresca, e però questo conferma anche il fatto che chi bara prima o poi viene scoperto e sportivamente viene anche punito. Un'ultimissima domanda sull'atletica. In questi anni abbiamo perso competitività a livello internazionale, abbiamo purtroppo pochi atleti da medaglia. Secondo te come si può invertire la tendenza?
Beh, dal punto di vista dei giovani siamo molto forti, ancora molto competitivi. Poi i ragazzi fanno un po' fatica a confermare le premesse giovanili quando diventano più grandi. Questo perché comunque l'atletica è uno sport decisamente universale, tutti i continenti esprimono atleti di alto livello ed è difficile emergere e soprattutto soffriamo anche la concorrenza di tanti altri sport che in passato non c'erano o erano meno importanti di adesso, tanti sport di squadra che sono più appetibili dal punto di vista del divertimento come la pallavolo, la pallacanestro, il rugby adesso sicuramente e le arti marziali, insomma, che una volta non erano così diffuse, però insomma l'atletica rimane sempre un po' regina, nel senso che dal punto di vista televisivo è molto bella da vedere e dal punto di vista anche della pratica dei ragazzi ti dà la possibilità di scegliere tra tante discipline, salti, lanci, corse veloci, corse prolungate, ed è la base di tutti gli altri sport, quindi insomma siamo sempre, secondo me, abbastanza di moda. Stefano, grazie per la tua disponibilità, Radio Laghi ti fa un grande in bocca al lupo. Grazie, insomma, speriamo di lavorare bene, è una bella responsabilità quella di lavorare con i giovani. È un augurio al quale ci uniamo anche noi di Zona Sport. Per questa settimana è davvero tutto, vi ricordo che la trasmissione è sempre disponibile in podcast sul sito della radio www.radiolaghi.it e da alcuni giorni ha anche una sua pagina su Facebook che potete trovare all'indirizzo facebook.com/zonasportinblu. Un saluto da Roberto Dalla Bella.